Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Oggi ho pensato di fare un video dedicato alla piastra OptiGrill XL della Roventa. In realtà già avevo fatto un video su questa piastra, però era relativa alla preparazione del pesce e vi lascio il link in descrizione, qui da qualche parte comparirà il link qualora non l'aveste vista e qualora la voleste vedere. Però ho visto che quel video ha riscosso molto successo e, non essendo neanche troppo esplicativo, ho deciso di farne un altro più specifico, però questa volta ho deciso di preparare la carne. Adesso vi faccio vedere più da vicino prima la piastra, vi spiego come funziona, anche perché è molto semplice ed intuitiva, anche uno come me che non è particolarmente portato per la cucina vi farà vedere che sarà semplicissimo cucinare la carne senza bruciarla e ottenere anche la tipologia di cottura che si preferisce. Vediamolo. Allora, vediamo, questa è la piastra vista da vicino e nella fattispecie questa è l'OptiGrill XL, quindi è un tantino più grande. Infatti misura, diciamo, circa 18 cm per 13, considerando anche questo filo che c'è dietro. Allora, come funziona praticamente? È davvero molto semplice, perché, come vi dicevo, è davvero semplice preparare i cibi, in quanto può fare diverse cose, tra cui lo scongelamento, la preparazione di hamburger, la preparazione di fettine di carne, preparazione di panini, hot dog e quel che sia, preparazione di salsicce e hot dog, pesce, coscette di pollo, crostacei, altri parti del maiale, bacon, quindi cottura di pancetta, cottura manuale con relativa colorazione, quindi del display, pulsante di conferma, e poi qui abbiamo quello che, diciamo, è la caratteristica principale di questa piastra, ovvero il display colorato nel quale si evince lo stato di cottura del cibo che vi è all'interno. Quindi, a seconda della colorazione, celeste, verde, diciamo gialla, arancione, rossa e rosa, abbiamo i vari stati della cottura. Quindi adesso l'ho accesa grazie a questo pulsante, dopodiché lei mi dice che tipo di cibo vuoi cuocere, e allora io, visto che in questo caso si tratta di hamburger, io decido di premere su questo. Però prima di farlo vi voglio far vedere una cosa, perché dopo sarà calda e non ve lo potrò far vedere com'è all'interno. Praticamente è così, è una piastra, diciamo, come tante altre, davvero semplice, ed ha questa serie di dentini che consente di bloccare il cibo per evitare che cada, e qui invece c'è una vaschetta di scolo per i residui di cibo, per il grasso e per l'acqua che magari può cadere giù. Un'altra cosa da farvi vedere è come si pulisce. Poi dopo si preme sul pulsante qui e si solleva, ok? Questa è la parte inferiore, e poi lo stesso si fa per la parte superiore. Questo sotto c'è la classica griglia, diciamo il ferro che diventa incandescente e che poi riscalda la griglia. La stessa cosa si fa con la piastra superiore, si preme sempre qui sul pulsante e si sgancia, ok? E viene via così. Lo faccio vedere adesso perché dopo magari sarà calda e non potrò farvelo vedere. Ma procediamo. Allora, la prima cosa da fare è chiuderla, accenderla, ok, già accesa, e selezionare il programma, ok? Quindi abbiamo selezionato il programma per fare gli hamburger e attende qui con ok che venga avviata la cottura. Prima di farlo ovviamente dobbiamo mettere dentro la carne, e ho suddiviso, purtroppo avevo poca carne quindi l'ho suddivisa così, abbiamo tre hamburger, ho cercato di fare tre hamburger in modo tale da fare una cottura media, ben cotta e al sangue.
vediamo se riusciamo. Ovviamente, purtroppo, essendo poca carne, secondo me le tre fasi tra di loro saranno abbastanza immediate, si susseguiranno in maniera abbastanza immediata. Comunque ci proviamo. Ok, quindi chiudiamo. Quando siamo pronti, premiamo su ok. Vedete? Allora, sul display viene impostata la fase di inizio cottura, perché il LED è verde. Adesso inizia la cottura, quindi attendiamo che arrivi nella seconda fase, che è quella di giallo, così vediamo già il primo hamburger, il primo mini hamburger nel mio caso, se sarà cotto al sangue. Nel frattempo io vi ricordo di iscrivervi al canale per seguirmi ed essere sempre aggiornati sui nuovi video. Ecco, avete sentito con il rumore di prima, ha segnalato che sta per cominciare la fase di cottura al sangue. Allora, vediamo lo stato di cottura. Ok, mi sembra perfetto. Quindi cominciamo a prendere un pezzettino. E questi due magari li lasciamo per farli ben cotti. Vedete, questo è lo stato di cottura medio. Lo chiudiamo e lo lasciamo proseguire. Come potete vedere, quindi l'hamburger purtroppo era piccolino, quindi è andato direttamente nella fase di cottura media, però sembra essere venuta bene la cottura. Tra l'altro ho deciso di provare anche questa spatolina della di oro, poi anche di questa ho visto che mi sono trovato bene, perché oltre ad essere in acciaio ha anche questo rivestimento in gomma che può essere utile per essere utilizzata anche come se fosse tipo una leccarda. Vi lascio il link in descrizione, oltre che quello della piastra. Vediamolo com'è. Direi che è quasi cotta. Ok, ci siamo. Vediamo che il colore qui è rosso, quindi abbiamo finalmente la cottura ben cotta. E direi che ci siamo. Infatti, vedete la differenza tra questa, che è quella a cottura media, e questa, che è quella ben cotta. Nel frattempo, quindi, il grasso è colato nella vaschetta di scolo, quindi senza sporcare niente. Quindi, amici, avete visto com'è semplice preparare la carne, così come i gamberoni, così come tutto il resto del cibo che si può fare sulla piastra, e non si corre il rischio né di bruciare il cibo né di sprecarlo, in quanto la cottura verrà sempre perfetta e sarà davvero semplice, seguendo le istruzioni, cuocere qualsiasi tipologia di cibo. Io vi ringrazio per aver visto questo video.
Vi ricordo che tutti i link ve li lascio in descrizione delle varie cose che vi ho fatto dire in questo video e vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like qualora non l'aveste fatto ancora. Grazie, ci vediamo presto, ciao!